Cambio al comando del 152esimo reggimento fanteria della Brigata Sassari. Il nuovo comandante è il 62esimo e il colonnello Gianluca Simonelli, ufficiale dei paracadutisti, proviene dallo Stato Maggiore della Difesa. Il comando è stato ceduto dal colonnello Matteo Luciani nel corso della cerimonia d'avvicendamento tenuta nella caserma Gonzaga venerdì 8 settembre. A presiederla il comandante dei Sassarini, il generale di brigata Giuseppe Bossa, alla presenza delle autorità militari, civili e religiose del territorio e delle associazioni combattentistiche e d'arma. Ufficiali, sottufficiali, graduati e volontari, voi in nome del Capo dello Stato riconoscerete il colonnello Gianluca Simonelli come 62esimo comandante del 152esimo reggimento fanteria Sassari. Presente! Dopo 2 anni di comando, in cui sono state portate a termine numerose attività addestrative e operative, il colonnello Luciani ha pronunciato un sentito discorso di commiato in cui è emersa tutta l'emozione e la gratitudine nei confronti della storica brigata che gli ha consentito di accrescere in 10 anni di servizio il suo bagaglio professionale e umano. Non è colui che critica a contare, non è colui che indica quando gli altri inciampano o che commenta come una certa azione si sarebbe dovuta compiere meglio. L'onore spetta all'uomo dell'arena, l'uomo il cui viso è segnato dalla polvere, dal sudore e dal sangue. L'uomo che lotta con coraggio e che sbaglia ripetutamente. Nel piazzale della caserma hanno sfilato il gonfalone di Tempio Pausania, decorato di medaglia d'argento al valore civile della città di Sassari e Nuoro e della provincia turitana. Poi è stata la volta degli onori alla bandiera di guerra del 152esimo reggimento, decorata di una croce di cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia, di 2 medaglie d'oro al valore militare e di 1 medaglia d'oro al valore dell'esercito.